wanted to keep good relation with all the both to maintain peace in Florence. So this is a very strategic point of political vision of Cosimo. Colui che avviò delle riforme importantissime in tutta la Toscana, campagne militari che gli permisero di ampliare i confini e l'influenza del Granducato. Un giovane diciottenne che ben presto capì come mantenere il potere nella sua città e in tutta la regione. E oggi, per questa occasione, abbiamo aperto al pubblico la sala che è a lui intitolata. Probabilmente la sala a cui lui era più legato, la sala di Cosimo, dove possiamo trovare scene, figure, immagini che riconducono alla sua vita privata, alla sua vita politica e alla sua storia anche dal punto di vista dei progetti architettonici e delle campagne militari. Infatti in Palazzo Vecchio l'arte del Vasari, del suo tempo, della sua bottega, è un'arte sempre rivolta a raccontare qualcosa, soprattutto a magnificare l'influenza e la grandezza dei Medici. Abbiamo deciso per questo 500° compleanno inoltre di avviare la progettazione dopo 40 anni di un restyling del Salone dei 500, a cominciare dall'opera di manutenzione delle sculture e da una dislocazione di nuove sculture in tutto il Salone, dato che quel salone rappresenta ovviamente il cuore della vita politica e privata di Cosimo I de' Medici, che fu il primo a decidere di spostare la sua famiglia dalla residenza privata, Palazzo Medici Riccardi, al palazzo pubblico, Palazzo Vecchio. Credo che con questa campagna di interventi, di restauri, di riqualificazione del Salone dei 500 e l'apertura al pubblico in via del tutto eccezionale della Sala di Cosimo, oggi rendiamo omaggio a questo grande uomo che sapeva coniugare così tante doti e che ha consentito a Firenze, nel cuore del Rinascimento, di aumentare fino al culmine la sua importanza e la sua influenza sul mondo intero.